Festa della televisione italiana, i 70 anni del piccolo grande schermo. Abbiamo festeggiato qui in Campidoglio veramente con i più grandi, Claudio Lippi, Marino Bartoletti, Rosanna Lambertucci e tanti altri. È stato un grande appuntamento, perché si è parlato di televisione di ieri, ma anche quella del domani, perché comunque ci aspettano veramente tante trasmissioni importanti, come il Festival di Sanremo che è alle porte. Quindi ringrazio Terza Pagina Magazine, che è sempre presente ai miei eventi, il super direttore, come lo chiamo io, Alessandro Scarnecchia, e appuntamento, prendete nota, il 4 luglio, Microfono d'Oro, dove festeggeremo in Campidoglio, in questa bella sala. Ecco, vogliamo sapere anche da lei le emozioni per questo premio. Ma intanto mi piace molto l'idea di avere un premio per la televisione, perché tutti ritengono che la televisione non la guardi più nessuno. Non è vero, la televisione è ancora il mezzo più seguito da tutti, quindi avere un riconoscimento significa anche poter affermare il valore che ha ancora un mezzo di comunicazione così importante, con una larga diffusione come la televisione. Allora, io quello che mi auguro è che la televisione diventi, l'unico veramente augurio che voglio fare, che diventi un pochino meno rumorosa, cioè mi piacerebbe una televisione un pochino più pacata, come una volta si riusciva a parlare senza sovrapporsi agli altri, perché questo è molto apprezzato dal pubblico, lo desidereremmo veramente tutti.